Allora, cortesemente, ecco, vedete, solo per questo ci siamo rubati dei minuti. Ripeto, non è possibile perché Don Luigi deve andare via subito dopo, altrimenti veramente con il cuore andavamo dentro. Il tempo, capite voi stessi, di muoverci ci vuole mezz'ora e Don Luigi se ne deve andare. È inutile che ve lo presenti, ve l'ho presentato prima, Don Luigi lo conoscete tutto, teologo, filosofo, ma... ecco, ringraziando Dio, un sacerdote che allarga i cuori. Adesso ci mettiamo in religioso silenzio, si deve sentire soltanto il fruscio dei ventagli e dei ventilatori. Va bene? Facciamo un altro applauso a Don Luigi e incominciamo. Grazie.
Bene, invochiamo insieme l'intercessione della Madonna perché questo momento possa essere davvero un momento di ascolto della sua parola. Rimaniamo seduti. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo dell'Eucaristia che abbiamo appena celebrato una domanda molto seria. Certo, il Vangelo ci dice che hanno rivolto questa domanda a Gesù per metterlo alla prova. Ma in fondo la domanda che rivolgono a Gesù per metterlo alla prova è una domanda che è utile per la vita di ciascuno di noi. In un mondo dove noi non sappiamo molto spesso qual è la cosa giusta da fare, che cosa dovremmo fare, come si vive bene. Allora uno dice, ma per vivere bene devo andare a messa la domenica, devo pregare, devo comportarmi bene, devo essere una persona onesta, che sono tutte cose giuste, tutte, ma tra tutte queste cose giuste ce n'è una più importante di tutte? E questa è la domanda che stanno rivolgendo a Gesù. E cioè, tra tutti i comandamenti, tra tutte le cose buone che una persona può fare dentro la propria vita, ce n'è una più importante? Gesù risponde in questa maniera, dice sì, il più grande comandamento è amare, dice Gesù. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze e il prossimo come se stessi. Dice da questi due comandamenti dipende tutto, tutta la legge, tutta la vita, dipende tutta la gioia della nostra esistenza, dipende tutta la nostra fede. Ora, io credo che ognuno di noi deve partire da questa parola di Gesù, che dice che la cosa più importante di questa vita è amare. Lo vedremo, tra poco declineremo così come fa Gesù questo amore, cioè cercheremo di capire, sì, ma che cosa significa amare Dio, che cosa significa amare gli altri, che cosa significa amare noi stessi. Perché in teoria per noi questa è una cosa chiara, ma in pratica che cosa dovremmo fare per dire che effettivamente stiamo amando? Ma prima di rispondere a questa domanda e diventare profondamente pratici, c'è una cosa che mi capita di ripetere spesso, e lo ripeto perché innanzitutto lo voglio chiarire a me stesso, ma perché vorrei che fosse chiaro anche nel cuore di tutte le persone che ascoltano. Noi siamo delle creature fatti a immagine e somiglianza di Dio. Il fatto che somigliamo a Dio, che cosa significa? Che tutti siamo messi nelle condizioni di fare miracoli? Beh, a me non sembra che noi siamo capaci di fare grandi miracoli. Che tutti siamo perfetti? Assolutamente, noi ci accorgiamo di essere imperfetti. Allora, che cosa significa assomigliare a Dio? Qual è la somiglianza che ci portiamo con Dio? Quando effettivamente noi assomigliamo realmente a Dio? In un momento particolare della nostra vita. Ogni volta che noi amiamo, il fatto che amiamo ci fa assomigliare a Dio. Allora capite che se vogliamo mostrare Dio al mondo, la cosa che noi dobbiamo imparare a fare è imparare ad amare. E come vedremo tra un istante, vedete, l'amore non è una cosa che tu rinchiudi in una parentesi di tempo o di impegno della tua vita, ma è qualcosa che ha a che fare con tutta la nostra vita. Ad esempio, ci sono delle persone che si svegliano la mattina e vanno a lavorare. E vanno a lavorare onestamente, facendo il proprio lavoro. Ma è completamente diverso quando tu ami il tuo lavoro. Ci sono delle persone che ogni giorno accudiscono qualcuno, preparano da mangiare, puliscono casa, sono utili nell'esistenza di qualcuno. Ma è completamente diverso quando una persona prepara con amore un cibo, pulisce con amore la propria casa, tiene in ordine con amore le persone che gli sono affidate. Allora, vedete che certe volte noi ci accontentiamo semplicemente di fare le cose, di farle onestamente, di farle nella maniera giusta,
ma l'unica cosa che noi dovremmo imparare a fare è amare quello che facciamo, amare ogni istante della nostra vita, amare qualunque cosa ci capita dentro la vita. Se a un certo punto io mi ammalo, la cosa che mi viene in mente è rassegnarmi davanti a quella malattia, sopportare quella malattia. Ma vedete, se io comincio a vivere quella malattia con amore, allora cambia completamente. E se io sono ferito da un lutto, posso subire la mancanza di qualcuno, oppure posso amare a partire da quella ferita, da quell'assenza. Insomma, è l'amore che cambia completamente i connotati, è l'amore che cambia completamente la qualità della nostra esistenza. Un cristiano non può accontentarsi semplicemente di fare le cose, di farle per dovere, di farle onestamente, di farle bene. No, un cristiano è davvero cristiano solo quando ama quello che fa e quando fa le cose con amore. E ci si accorge subito quando una persona è semplicemente brava, onesta, e quando una persona invece ama quello che sta facendo, perché tu ti accorgi che c'è una marcia in più, una luce in più, un significato in più, un sapore in più nelle cose. Soprattutto perché, vedete, quando noi non amiamo, a un certo punto la vita ha la capacità di assorbire le nostre energie, ci stanchiamo. Certe volte perdiamo le motivazioni, non sappiamo come andare avanti, ma semplicemente perché siamo umani e l'unica cosa che ricarica la nostra vita è l'amore. Lasciarci amare ed amare, questo ricarica la nostra vita, la nostra esistenza. Allora, tutto l'impegno del nostro battesimo è troppo poco quando lo trasformiamo semplicemente in cose da fare, in impegni da prenderci, in doveri a cui prestare tutta la nostra devozione. No, noi compiamo davvero il nostro battesimo quando andiamo a letto la sera e prima di dormire ci domandiamo: oggi io ho amato quello che è successo, ho amato me stesso, ho amato gli altri, ho amato Dio. Chi ci insegna l'amore? Perché nessuno di noi può improvvisarsi in questa cosa. Ecco il motivo per cui noi leggiamo il Vangelo. Ecco per cui Gesù è venuto nel mondo. Gesù è venuto nel mondo innanzitutto per dirci che noi siamo amati, che siamo noi l'oggetto dell'amore di Dio, che se Dio ama qualcuno, ama noi. E quindi tutto cambia dentro la vita quando tu sai di non essere semplicemente qualcosa di creato, non essere uno in mezzo agli altri. Tutto cambia nella vita quando tu sai di essere amato. Ecco la buona notizia del Vangelo. Gesù viene nel mondo per dire a ciascuno di noi: qualunque cosa stia accadendo dentro la tua vita, ricordati che tu sei figlio, che Dio è tuo padre e che tu sei amato. Ma poi per insegnarci anche un'altra cosa. Vi ricordate quello che ci racconta il Vangelo di Giovanni a poche ore dalla morte di Gesù? Ci troviamo nel cenacolo. Gesù, prima di sedere a tavola, si mette in piedi, si toglie le vesti, si cinge i fianchi con un grembiule, si mette in ginocchio, comincia a lavare i piedi ai suoi discepoli. E tutti rimangono stupiti, meravigliati da quel gesto, un maestro che compie il gesto di uno schiavo. Gesù spiega il significato di tutto questo. Come io ho amato voi, anche voi dovete amarvi gli uni gli altri. Quindi attenzione, perché certe volte noi diciamo: come vorrei sentirmi amato da Dio, come vorrei che l'amore di Dio entrasse dentro la mia vita, come vorrei che questo amore cambiasse, rivoluzionasse tutta la nostra vita. Sì, è vero, fratelli, questa è una cosa che tutti noi desideriamo, che tutti noi dovremmo godere dentro questa nostra esistenza, dell'amore di Dio. Ma poi c'è un altro piccolo tassello. Dio non ci ha semplicemente amati, ci ha chiesto di amarci anche, cioè di amare noi a nostra volta. Ma c'è qualcuno che questa parola l'ha vissuta dentro la propria vita? C'è qualcuno che questo comandamento di Gesù, dell'amore, l'ha vissuto in pienezza, senza sbavature, senza sbagliare? Ha vissuto questo per tutta la sua vita
senza segni straordinari, ma trasformando la normalità, la ferialità, la quotidianità della sua vita nella realizzazione di questa richiesta. Lasciati amare e ama. Sì, sapete chi è? È Maria. Maria ha passato tutta la sua vita compiendo questo comandamento. Si è lasciata amare da Dio e ha passato tutta la sua vita ad amare. Ora, io vorrei capovolgere quello che Gesù dice nel Vangelo, nel senso, vorrei partire dalla fine. Gesù dice che il più grande comandamento consiste nell'amare Dio. Poi dice nell'amare il prossimo, dice come se stessi. E io vorrei partire proprio da quest'ultima cosa, come il primo scalino, come il primo aiuto. E vedrete che è molto importante partire da questo scalino, cioè l'amore a se stessi. Noi non ci pensiamo quasi mai, ma molto spesso noi non riusciamo a fare un'esperienza dell'amore di Dio perché noi non ci amiamo. Il primo alleato che Dio ha per far arrivare il suo amore dentro la nostra vita, lo sapete chi è? Sono io. Ma se io non faccio la mia parte, se io non mi amo, allora tutto l'amore di Dio è come se si scontrasse contro un muro, contro una barriera, contro un cancello che non gli permette di passare. Passiamo la vita continuando a colpevolizzarci, a dire ma dovrei amare di più Dio, dovrei amare più il prossimo. No, fratelli, la prima persona che noi dobbiamo imparare ad amare siamo noi stessi. Perché se io non mi amo, attenzione, se io non mi amo come Gesù mi ama, perché noi sì possiamo amarci, ma di un amore sbagliato, possiamo amarci e diventare egoisti. Possiamo amarci fino al punto da disinteressarci degli altri, amare fino al punto da non avere bisogno degli altri, amare perché pensiamo solo a noi stessi, ma quello non è amore, è veleno. Una persona che vive così è all'inferno, qui, e non lo sa. Perché una persona che si è tagliata fuori dalla vita in questo modo, chiudendosi nell'egoismo, non accorgendosi degli altri, questa persona è all'inferno e non lo sa. Vi ricordate quando Gesù racconta la parabola del ricco Epulone? Quest'uomo ricco è seduto a tavola e mangia, mangia, è felice, ha i soldi e quindi può permettersi di mangiare, di star lì, di brindare. Sotto il tavolo c'è un povero, Lazzaro, ma lui non se ne accorge di quel povero. È talmente concentrato su se stesso, sul proprio cibo, sul proprio benessere, sul proprio egoismo, che quell'uomo è diventato cieco, non lo vede Lazzaro. La cosa drammatica di quel racconto lo sapete qual è? Solo i cani si accorgono di Lazzaro. Dice Gesù che i cani gli leccavano le ferite. Le persone che sono sedute attorno a quel tavolo, nessuno si accorge di Lazzaro. E questo è il dramma. Il ricco Epulone è già all'inferno, ma non lo sa. Se ne accorge quando muore. Perché quando muore si accorge che è all'inferno. Allora sì che comincia a dire ho bisogno. Allora sì, dice ad Abramo, manda Lazzaro a portarmi una goccia d'acqua per farmi dissetare. Ma in quel momento si accorge che non è più possibile cambiare le carte in tavola. Allora, quando io dico che dobbiamo imparare ad amarci, non sto dicendo che dobbiamo imparare ad essere egoisti, non sto dicendo che dobbiamo amarci nel senso che dobbiamo disinteressarci degli altri. Dobbiamo imparare ad amarci come Gesù ci ama. E la prima cosa che dovremmo fare è avere uno sguardo di benedizione nei nostri confronti. Quanta gente si disprezza, quanta gente non riesce a sentire uno sguardo diverso su di sé. Molti di noi hanno un giudizio negativo su se stessi, che non dicono ad alta voce, che li rende insicuri, hanno paura che gli altri li giudichino, che si accorgano che non sono delle belle persone, che non sono all'altezza di tutto questo. Il disprezzo che molto spesso noi abbiamo nei confronti di noi stessi impedisce alla grazia di Dio di entrare dentro la nostra vita. E soprattutto, vedete, quando una persona non si ama, non riesce, attenti a quello che sto per dirvi, non riesce a stare con se stessa.
Ad esempio, noi non riusciamo a stare in silenzio. Perché? Perché quando tu stai in silenzio sei a contatto con te stesso e se tu non ti vuoi bene, non ti piace stare là. Hai bisogno sempre di distrarti, di guardare i social, di sentire delle cose, di metterti a telefonare, a parlare con qualcuno. Tu sei incapace di interiorità perché non ti ami, perché non ti piace rientrare dentro te stesso, perché se ti guardi dentro non trovi tesori, ma trovi immondizia, trovi buio, trovi contraddizioni. Ma questo è un problema, perché la prima maniera che ha Dio non solo di amarci, ma di parlarci, siamo noi. Il primo luogo dove Dio si manifesta è il mio cuore. E se io non sono capace di interiorità, capite che non posso ascoltare Dio. Devo sempre fidarmi di quello che gli altri dicono di Dio, ma non posso mai veramente ascoltare Dio dentro la mia vita. E vedete invece che cosa accade alla Vergine Maria. Quando cominciamo a sfogliare il Vangelo di Luca, proprio all'inizio del Vangelo di Luca, troviamo il racconto dell'annunciazione dell'angelo a Maria. Tutti conosciamo questo brano di Luca, no? L'angelo Gabriele fu mandato a Nazareth da questa donna, a parlare con questa donna. Secondo voi, perché Dio riesce a parlare con questa donna? Perché Maria riesce a sentire le parole dell'angelo Gabriele? Perché Maria è capace di interiorità. Maria sa stare con se stessa. Maria sa stare dentro di sé. Ora viviamo in un mondo che ci fa vivere sempre fuori di noi. E non ci accorgiamo che la nostra vita cambierebbe tantissimo se noi imparassimo un po' di interiorità. Una capacità di pregare, cioè di tornare dentro di noi, di metterci in ascolto della voce di Dio dentro di noi. Forse non succederà qui, basta entrare in una chiesa e vedere una comunità pregare per accorgerti che la maggior parte delle persone, anche quelle che frequentano una comunità, una chiesa, un santuario, hanno difficoltà ad avere interiorità. Hanno difficoltà a stare un po' in silenzio, hanno difficoltà a mettersi in ascolto della parola di Dio, a mettersi in ascolto di quel Dio che sta parlando loro dentro di loro. Dice: Padre, io mi metto in silenzio, ma come mi metto in silenzio subito mi salgono le preoccupazioni. Io mi metto in silenzio, ma subito sento disagio, me ne vorrei scappare. Non riesco a stare perché mi tornano in mente le cose brutte che mi sono successe, mi torna in mente il mio passato, mi viene l'ansia per quello che deve accadere domani dentro la mia vita. Noi non siamo capaci di stare dentro di noi e non siamo capaci di stare dentro di noi perché noi non sappiamo amarci. Molti di voi hanno dei figli e questa cosa voi la capite subito. Se un bambino lo devi educare a fare qualcosa, non impara quel qualcosa da un momento all'altro. Alcune cose lentamente entrano dentro la sua vita come un'abitudine buona. Ha voglia di dirgli: ma tutti i giorni devi lavarti i denti, ma è l'abitudine a fargli lavare i denti ogni giorno che a un certo punto questa cosa diventerà un'abitudine buona per lui. Non basta dirglielo una volta. Devi perderci tempo con quel bambino. E man mano che tu perdi tempo con lui, lo educhi. Ed educandolo quel bambino non si laverà più i denti perché lo dice papà o la mamma, ma perché è diventata una cosa sua. È diventato capace lui di aver cura di sé. L'interiorità è uguale. Ma la domanda è: quando noi cominciamo ad esercitarci ad avere un'interiorità? Guardate che se veniamo qui, se festeggiamo la Madonna e non chiediamo alla Madonna innanzitutto la grazia di dire: aiutami ad amarmi, insegnami che cosa significa volersi bene, perdere tempo con se stessi, avere uno sguardo diverso su di sé, imparare l'interiorità, a stare dentro il cuore. Perché lì Dio parla. Una cosa che mi fa sempre tanto soffrire, soprattutto quando parlo con dei giovani, no? Ogni tanto mi capita di ascoltare delle persone che stanno vivendo dei momenti difficili dentro la propria vita e mi raccontano i loro problemi, i loro drammi.
E poi a un certo punto io, così, dal nulla, gli faccio questa domanda, dico sì, ma tu cosa desideri? Cosa desideri dalla tua vita? La maggior parte di queste persone, sapete cosa fa? Rimane un po' in silenzio e poi mi dice, non lo so. Non lo so. Significa che tu non ti sei messo in ascolto di quello che Dio ti ha messo nel cuore. Dio parla attraverso i desideri più profondi che tu hai, non i capricci, i desideri. Che cosa vuoi veramente? Che cos'è che c'è dentro il tuo cuore? Lì sta parlando Dio. Allora è ovvio che tu stai male, perché tu hai sbagliato il punto di partenza. Tu non devi partire dai problemi, devi partire da te. Non devi partire da risolvere le questioni intorno a te. Devi domandarti, ah, ma io ho avuto una scuola che non ha funzionato, ho avuto una parrocchia che non era una parrocchia, una famiglia tutta scassata. Sì, è vero, tutte queste cose potevano essere cose negative. Allora devi ripartire dalla cosa più importante. Impara a volerti bene tu. Perché se tu impari questo amore, cominci a capire Dio. Ecco perché noi guardiamo Maria e prima di guardarla nelle vesti in festa con cui noi oggi la vediamo, di guardarla nei nostri santuari, di guardarla messa in alto, portata sulle spalle nelle nostre processioni, questa è stata una donna che ha passato la sua vita amando e la prima cosa che lei ha amata è stata se stessa. Per questo il Signore ha rivolto lo sguardo su questa donna. E quando una persona si vuole bene, vedete, accoglie anche la propria povertà, perché tutti noi abbiamo dei limiti. Io ho dei limiti, ho delle cose che non so fare, io non so fare tutto, io sono imperfetto, ho delle cose che non funzionano dentro la mia vita. Che bello che a un certo punto Maria canta nel Magnificat dicendo questa cosa: ha guardato all'umiltà della sua serva, ha guardato la sua povertà, ha guardato la sua creaturalità, ha guardato il fatto che io sono una creatura e ho dei limiti, ha guardato me. Quante volte noi passiamo tutta la nostra vita in lotta con i nostri limiti? Noi non accettiamo i nostri limiti, non accettiamo di essere fatti in questo modo. Quante volte mi sento gente che mi dice, padre, io non mi piaccio, non mi piace il mio corpo, non mi piace la mia storia, non mi piace il mio carattere. Se tu continui a non piacerti, non riesci nemmeno a sentire Dio. Allora vedete, fratelli, prima di cambiare il mondo, noi dobbiamo partire dal comandamento dell'amore. E il comandamento dell'amore parte dallo scalino numero uno. Amiamo noi stessi, come Gesù ci ha amati. Ecco allora che arriva il secondo tipo di amore. È quello che forse noi capiamo di più perché ci viene più facile, l'amore agli altri. Anche in questo caso, vedete, ci sono tanti fraintendimenti quando noi pensiamo all'amore agli altri. Perché in fondo noi chiamiamo amore certe volte semplicemente il nostro impegno a dare qualcosa di buono nella vita degli altri, perché vorremmo il contraccambio, perché vorremmo ricevere noi da loro. Allora invece di amare, semplicemente stiamo implorando di avere uno scambio. Io amo a te, tu ami a me. Ma nella vita non sempre succede questo, non sempre noi abbiamo il contraccambio dell'amore. Peggio ancora, pensiamo di non essere capaci di amare, perché quando vogliamo seriamente bene a qualcuno, vorremmo sempre proteggere quel qualcuno, risolvere i problemi di quel qualcuno. Ma secondo voi, noi siamo in grado di risolvere tutti i problemi delle persone che amiamo? Secondo voi, noi abbiamo la capacità di poter proteggere da tutti i mali le persone che amiamo? Secondo voi, noi siamo sempre all'altezza di ciò che gli altri desiderano dentro il proprio cuore, attraverso il nostro amore? La risposta è no. Tu puoi dare tanto amore ai tuoi figli, però non gli puoi dare tutto, perché non sei Dio. Tu puoi proteggere le persone che ami dai mali che incontrano nella vita, ma non li puoi proteggere da tutto. Prima o poi dovranno scontrarsi con delle cose brutte e dovranno loro mettersi in gioco.
Quante volte noi vorremmo avere la capacità di fare miracoli, ma non per noi stessi, perché vorremmo l'impossibile per le persone che amiamo. E non si tratta di stupidaggini o di capricci. Certe volte si tratta di desiderare cose serie. Tu non stai bene e io vorrei avere il potere di guarirti. Tu sei infelice e io vorrei avere il potere di toglierti quell'infelicità. Tu stai vivendo un dramma e io vorrei avere il potere di toglierti il peso di quel dramma. Ma non sempre siamo capaci di far questo. Allora vedete, quando noi amiamo in questo modo, molto spesso soffriamo tantissimo, perché ci accorgiamo che il nostro amore non basta. Ma noi guardiamo Maria e cominciamo a capire che cosa significa veramente amare il prossimo. Il primo esempio ce lo dà sempre il Vangelo di Luca, quando subito dopo il Vangelo dell'Annunciazione, l'Evangelista ci dice che Maria si mise in cammino verso la casa della cugina Elisabetta. Ora, pensate un po' a questo. Che cosa succede in quella casa? Succede un miracolo? Maria, non lo so, guarisce qualcuno? No. Moltiplica pani e pesci? No. Maria che cosa fa in quella casa? Non hanno il vino e lo trasforma? Prende dell'acqua e la trasforma in vino? No. Non c'è nessun miracolo, non c'è nessuna cosa eclatante. Questa donna sa che la cugina non sta bene, che ha bisogno, che cosa fa? Va da lei e sta con lei, condivide con lei. Questo è l'amore. L'amore è condividere la vita degli altri, è condividere la loro gioia e condividere il loro dolore. Ridi con chi ride e piangi con chi piange. Questo è l'amore al prossimo. E poter dire a qualcuno, non ti posso proteggere da tutto, ma qualunque cosa accadrà nella tua vita, io ci sarò. Questo è l'amore. E Maria ha fatto questo nella sua vita. Pensate che cosa succede alle nozze di Cana. Va e condivide la gioia di questo matrimonio. E poi a un certo punto si rende conto che in questo matrimonio si sta per sfiorare una tragedia. È finita la gioia, è finito il vino. Chi è che fa il miracolo? Maria. Maria non fa nessun miracolo, è Gesù a fare i miracoli. Questa donna è lì e si accorge di quel dolore e lo racconta a Gesù. Si accorge che manca qualcosa e lo chiede a suo figlio. Ora, solo Maria ha il potere di raccontare a Gesù le disgrazie degli altri? Solo Maria ha il potere di andare da Gesù a dirgli non hanno più vino? Non abbiamo tutti questo potere? Non abbiamo tutti il potere di andare davanti al Signore a dire mio figlio è infelice, fai qualcosa per mio figlio. Questo è l'amore, è sapere che io non posso dare tutto, ma io posso condividere, io posso chiedere, io posso intercedere. E Maria dove ha imparato questo? Ha imparato da Dio. E tutta la vita di Gesù è una testimonianza di questa condivisione. A me piace tanto quando devo spiegare alcuni brani del Vangelo, soprattutto i brani dove ci sono i miracoli, cercare di aiutare ciascuno di noi, quando leggiamo quei brani, a non lasciarci distrarre dai miracoli. A un certo punto, dice il Vangelo, condussero a Gesù un uomo cieco, affinché lo guarisse. Ora, io so che tutti in questo momento state pensando, ah sì, il miracolo del cieco. Gesù che guarisce il cieco, sì è vero. Però c'è una cosa che noi ci dimentichiamo. Leggiamo troppo velocemente quella storia. Perché la prima cosa che fa Gesù quando incontra questo cieco, lo sapete cosa dice il Vangelo? Allora Gesù lo prese per mano e lo condusse fuori dal villaggio. Che cos'è questa cosa? Prendere per mano qualcuno, camminare mano nella mano con qualcuno. Non c'è ancora il miracolo, fratelli. Non c'è ancora la rivoluzione, il cambiamento della vita di questa persona. Ma il primo miracolo che Gesù dà a questo cieco è che lo prende per mano, condivide con lui un pezzo di strada, condivide con lui un pezzo di quel buio. Non abbiamo tutti il potere di dare la mano a qualcuno. Usiamo anche nel nostro linguaggio, no?
vengo a darti una mano. Che significa vengo a darti una mano? Non sei solo, ci sono anch'io, condivido io con te. E invece noi assistiamo che quando soffriamo spariscono tutti. E quando siamo nella gioia, quelli che ci stanno abbiamo il dubbio che siano anche invidiosi. E quindi ci sentiamo soli quando stiamo male e soli quando va tutto bene. Che tristezza, no? Siamo incapaci di questo amore, incapaci di saper soffrire con le persone che soffrono e, attenzione, incapaci di saper gioire con chi gioisce. Ah, perché a quella sì e a me no? Perché a quella famiglia sì e a noi no? Perché quello... questi atteggiamenti ci allontanano dall'amore. Invidia, gelosia. E cosa ci chiede il Signore? L'amore al prossimo. Dice che noi dobbiamo imparare ad amare il prossimo come noi stessi. Allora, se tu hai imparato a dare la mano a te stesso, se tu riesci a darti una mano, allora puoi anche imparare a dare la mano agli altri. Voglio farvi un esempio molto concreto. Immaginate che una persona non sta bene fisicamente, nel senso che ha degli acciacchi, non sta bene. Allora va dal medico, il medico gli dice: guarda, devi darti una regolata, perché se non cambi il tuo stile di vita, il problema diventa serio. Questa cosa può condurti alla morte. Ora, non è tanto un fatto di medicine, di ospedali, di cure. La prima cosa è che questa persona deve cominciare a dire: devo volermi bene. E per volermi bene devo cercare di togliere tutto quello che non mi fa bene. Mangiare meglio, dormire di più, vivere una vita meno stressante. Queste cose sono un modo attraverso cui noi ci vogliamo bene. È il nostro possibile. Ora, una persona che riesce a fare questo con sé bene, lo riesce a fare anche con gli altri. Cioè diventa benedizione per gli altri. E come sarebbe bello se ognuno di noi comprendesse che la cosa che ci domanda il Signore è l'amore al prossimo, non come un amore che risolve tutto, non come un amore che ha la risposta a tutto, non come un amore che cambia il mondo semplicemente perché è sempre all'altezza di una situazione, ma perché è l'amore del nostro possibile, l'amore di saper condividere, l'amore di saper stare nella vita degli altri. Io non voglio deludere nessuno, ma noi abbiamo assistito in 2000 anni di storia del cristianesimo e di storia della Chiesa a tante grazie che la Madonna ha fatto nella storia. Se questa Chiesa, se questo santuario si trova qui, è perché è legato a una storia di grazia. E in quante parti del mondo ci sono santuari e chiese che testimoniano la presenza, il passaggio, le grazie di questa donna. Però dovrebbe anche farci molto riflettere che nel Vangelo Maria non fa nessun miracolo di quelli che in 2000 anni invece noi siamo stati abituati a vedere. Perché le grazie che fa Maria nel Vangelo sono grazie che possiamo fare tutti noi. E mi piace pensare che il Vangelo ci racconti che Maria non fa miracoli straordinari nel Vangelo perché nessuno di noi dica: non posso farlo. Tutti possiamo fare quello che ha fatto questa donna. Tutti possiamo metterci in ascolto del Signore, tutti possiamo dire al Signore: eccomi, tutti possiamo condividere il dolore e la gioia degli altri. Maria è un esempio per noi. Il Vangelo non la dipinge come irraggiungibile, la mette accanto a noi per dire: così si fa, così si vive. Ora, che razza di devoti siamo di Maria se non impariamo questa lezione base da lei? È troppo poco venire qui e prenderci i miracoli e le grazie. La prima cosa che dobbiamo prenderci di questa donna è l'esempio della sua vita e dire: anche io voglio vivere così. Anche io. Poi c'è il terzo amore, che è il più importante, che Gesù mette al primo posto. Dice: amare Dio. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. E vorrei dirvi questo: solo quando amiamo Dio
Cioè, soltanto quando Dio ha il primo posto, tutte le cose sono al loro posto. Capite perché è importante mettere Dio al primo posto? Perché se Lui è al primo posto, tutte le cose sono a posto. Ma se Lui non è al primo posto, tutte le cose non sono a posto. Allora, non si tratta di togliere il posto a qualcuno, di togliere il posto a mia moglie, a mio marito, ai miei figli, a mio padre, a mia madre, al lavoro, alle mie passioni, alla gioia. Non si tratta di togliere il posto a qualcuno per darlo a Dio. È esattamente il contrario, è dare a Lui il primo posto, perché tutte queste cose possano essere ed esserci, ma al loro posto. Capite che se una persona prende, non lo so, il gioco del gratta e vinci e diventa più importante dei propri figli, della propria famiglia, della propria serenità, capite che c'è qualcosa che non funziona? Sì, perché la ludopatia ha preso il posto di Dio. È ovvio che tutto il resto non funziona. Se tu vivi un rapporto possessivo con i tuoi figli, tutto il resto non funziona e hai rovinato pure la vita ai tuoi figli. Insomma, si tratta di capire che soltanto Dio è Dio e soltanto Lui deve avere il primo posto. Ma noi non siamo abituati a far questo. E soprattutto le nostre ultime generazioni non hanno più nemmeno un'educazione a comprendere che bisogna imparare a strutturare la nostra vita attorno a Dio. Perché andiamo a messa la domenica? Perché almeno un giorno alla settimana lo diamo al Signore? Perché impariamo a pregare? Perché prima di mangiare facciamo un segno di croce? Perché alla fine della giornata diciamo una preghiera di ringraziamento? Sono cose che noi non facciamo più, capite? Le abbiamo abolite dalla nostra vita. Era un'abitudine buona che non c'è più e che testimonia che Dio non è più al primo posto. Ma io vorrei diventare completamente concreto. Quindi mettere Dio al primo posto significa mettersi in prima fila nella processione della Madonna? Questo significa mettere Dio al primo posto? No. Una persona si accorge che sta mettendo Dio al primo posto quando avverte che la sua vita ha un senso. Quando tu ti accorgi che la tua vita ha un senso e che persino il tuo dolore ha un senso, allora tu hai messo Dio al primo posto. E tutto il resto serve fondamentalmente per questo. Ora la domanda è: come si fa a mettere Dio al primo posto? Che cosa significa mettere Dio in quel posto in cui tutto assume un significato? Cerco di spiegarlo così. Prima vi ho detto, proprio all'inizio di questa nostra riflessione, che la grande differenza dentro la propria vita è imparare a fare le cose con amore. Quando tu lavori con amore, la qualità del tuo lavoro è diversa. Quando tu prepari un pranzo con amore, la qualità di quel pranzo è diversa. Quando tu fai un servizio con amore, la qualità di quel servizio è completamente diversa. Ma la domanda è: come faccio a fare con amore il mio lavoro? Come faccio a fare con amore i miei servizi domestici? Come faccio a fare con amore tutte le cose che la vita mi mette davanti? Lo sapete come? Quando le cose che fai, tu le fai per amore di qualcuno. Per chi lavori? Perché ami qualcuno vai al lavoro. Allora fai con amore quel lavoro, perché lo stai facendo per amore di qualcuno. Perché fai con amore il pranzo? Perché lo stai facendo per amore di qualcuno. Questo ti permette di farlo con amore, perché lo stai facendo per amore. Ora, che cosa ha fatto Gesù? Gesù è venuto nella storia, si è incarnato, è entrato nella storia, perché ciascuno di noi potesse vivere la propria vita vivendola per amore suo. Allora, quando io mi sveglio la mattina e per amore del Signore vado a lavorare, quando io mi sveglio la mattina e per amore del Signore sopporto quella giornata,
quando tutto quello che viene nella mia vita, accade nella mia vita, lo faccio per amore suo, tutto assume un senso, un significato. Ma se io cancello Gesù dalla mia vita, ho cancellato il per amore. E uno dice, no, ma io lo vivo per amore dei miei figli. Sì, è vero, quelli sono un sacramento di Gesù. Sono un modo attraverso cui tu stai volendo bene a Gesù. Però succederanno dei giorni in cui i tuoi figli ti faranno dire, ma chi me la fa fare a voler bene a questi, che non si meritano niente? E ci sono dei giorni che tu vai al lavoro e invece di dire, ma che bello che vado al lavoro, dice, ma guarda, non sopporto più venire qua a sentirmi sti colleghi, a dover battagliare sempre su queste cose. E quindi ti passa la voglia di fare quel lavoro con amore. Fratelli, che cosa vi sto suggerendo? E se le cose le facciamo soltanto per amore di qualcuno o di una circostanza, basta che quel qualcuno e quella circostanza cambiano e noi abbiamo smesso di farlo per amore. Ma che bello poter avere cura di una comunità che mi vuole bene. Allora io sì che vivo per amore il mio sacerdozio. Ma se malauguratamente io sono in una comunità, in una parrocchia, dove incontro problemi, dove le persone si lamentano, dove io posso spiegare chiaramente tutte le cose e quando ho finito di spiegarle subito uno alza la mano e dice sì, però noi la processione l'abbiamo sempre fatta così e quindi non hanno capito niente di tutte le spiegazioni del mondo, allora come fai a dire continuo a fare il prete per amore? Perché tu non lo fai perché la gente se lo merita, o perché i tuoi figli se lo meritano, o perché tuo marito o tua moglie se lo meritano, quel pranzo, quella cura, o perché se lo meritano i tuoi colleghi, il tuo datore di lavoro, i tuoi clienti. Non lo fai per questo, tu lo fai per amore di Gesù, per amore di Gesù. Noi abbiamo smesso di vivere così. Abbiamo smesso di vivere le cose per amore suo. Ecco perché siamo infelici, perché ci siamo dimenticati che Dio ci ha donato un centro, ci ha donato una pietra su cui fondare la nostra vita e noi ce ne siamo dimenticati. Abbiamo fondato la nostra vita su cose che non valgono la pena. Ora, quando si svegliava la mattina Maria, per che cosa viveva? Per Gesù. Realmente era suo figlio, è per lui che si svegliava, è per lui che faceva le cose, è per lui che va a finire sotto la croce questa donna, per amore di suo figlio si trova in quella sofferenza, capite? Ma è lì, stabat mater, sotto la croce sta la madre, non se ne va perché le vive per amore del Signore. Allora questa è la forza di noi cristiani. Qualunque cosa nella nostra vita la possiamo vivere non perché la capiamo sempre. Dice, sai, ho capito il senso di questo dolore, adesso sì che lo vivo. No, ci sono dei dolori che noi non capiamo e l'unica maniera che abbiamo di viverli con un senso è viverli per amore di Gesù e dire, Signore, io non lo capisco perché mi hai messo in questa situazione, ma io vivrò questa cosa per amore tuo. È lì che troviamo la forza. Ma quando ci dimentichiamo tutto questo, noi non riusciamo ad andare più avanti. Non riusciamo a sperimentare più nessun significato. Non sentiamo più il sapore della nostra esistenza. Dirò di più, non assomigliamo più a Dio, semplicemente perché lo abbiamo dimenticato. Uno che dice, io credo in Dio, però lo lasciamo chiuso in chiesa. Io credo in Dio, ma lo tiriamo fuori soltanto durante i festeggiamenti della Madonna. Io credo in Dio, ma in un minuto durante la giornata dico una mezza preghiera. Non ho capito che credere in Dio così non ci salva. L'unica cosa che ci salva è vivere per Lui, per amore suo. E non dobbiamo vergognarci. Perché è arrivato il momento in cui dobbiamo avere il coraggio di essere cristiani così,
e di dire: siamo sì peccatori, siamo fragili, abbiamo delle vite che molto spesso, se uno le guarda da fuori, dice: ma tutte le sfortune a te capitano. Sì, magari sì, c'ho un sacco di cose che non vanno, però ho una grande grazia, anche le cose brutte me le posso vivere per amore di Gesù. Allora sono salve, allora sono piene di significato. Maria, quando è sotto la croce e vede morire suo figlio, non è che dice: tranquilli, la storia non finisce qua, poi ci sarà la risurrezione, poi ci sarà la Chiesa. No, è semplicemente una mamma che assiste alla morte di suo figlio. Punto. La sensazione che ha questa donna è di morire sotto quella croce, vedendo morire il proprio figlio. E io, guardate, non mi spavento né mi scandalizzo quando una persona che ha vissuto dei dolori simili mi dice: ma dopo che è successo questo, a me non va più di vivere, non mi va più di andare avanti, non mi sembra che più niente valga la pena. Allora ecco che la Madonna ci insegna che in quel momento, quando tutto sembra perduto, noi continuiamo a vivere per amore di Gesù. Allora assistiamo alla Pasqua, allora assistiamo a una storia che inizia, allora ci accorgiamo che le cose cambiano. Tutto sembra finito e poi miracolosamente le cose rifioriscono. Cari fratelli, care sorelle, questi sono giorni di festa, ma questa festa ha senso solo e soltanto se alla fine di questi giorni prendiamo la decisione di assomigliare un po' di più alla Madonna. E c'è una cosa su cui possiamo assomigliarle. Lei è immacolata, cioè preservata dal peccato. Noi no, noi siamo peccatori, quindi in questo non possiamo assomigliarle. Lei è la tota pulcra, la tutta pura. Noi no, noi siamo impuri, siamo fragili, siamo creature. C'è una cosa però in cui possiamo assomigliare. Lei ha sempre amato. Anche noi possiamo sempre amare. Questa è quell'immagine di somiglianza che di Dio che Maria si porta addosso e che ciascuno di noi si porta addosso. Possano questi giorni di festa farci venire il desiderio di vivere così. Allora sì che sarà festa, perché porteremo Maria non solo in processione, la porteremo ovunque. Ovunque saremo noi, qualcosa di Maria continuerà a risplendere. E credo che questo sia una devozione più grande di qualsiasi altra festa. Grazie. Bene, ringraziamo il Signore. C'è un detto napoletano, almeno in tutto quello che tu hai detto, è una cosa molto bella, perché i proverbi napoletani sì, fanno sempre la sintesi. Se può cambà senza sapere perché, ma non si può cambà senza sapere per chi. E allora noi ti ringraziamo, perché ci hai fatto capire che vivere è amare e sapere chi amare. Noi, amando Dio, sappiamo, almeno da quello che ho capito, da quello che ci hai consegnato, amando Dio, mettendolo al primo posto, sappiamo amarci e sicuramente sapremo amarci. Vi riconosceranno da come vi amerete. Grazie Don Luigi. Io vi chiedo la cortesia, veramente con misericordia. Dopo Don Luigi fa una preghiera conclusiva, ci dà la benedizione, poi lui deve scappare, andrà per sotto un cubicolo, così uscirà, no? Vi chiedo la cortesia con il treno, vi chiedo la cortesia, così lo salutiamo qui, così è una cosa bella davanti al Signore e alla Vergine Maria. Sì.
mettiamo in piedi. Grazie di cuore a Don Ernesto, che se io sono qui è perché Don Ernesto mi trascina sempre con molta gioia qui, e sono sempre felice perché mi sento molto amato, molto voluto bene, molto accolto. E sappiate che io ho pregato e continuo a pregare per voi, e anch'io mi affido alla vostra preghiera. Ma ora vi chiedo un istante di silenzio. Ciascuno di noi, se ha una grazia da domandare alla Madonna, in questo momento la domandi. Dopodiché pregheremo e riceveremo la sua benedizione. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemente piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, luce regina. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria, vi benedica, vi ascolti, vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Vi suggerisco dopo alle 21 c'è questo spettacolo di musica classica napoletana. Fateci compagnia, è bello, buona serata. Ricordare il mio nome. Scusa che c'ho il tempo.